Volkswagen Transporter 6.1, esatto, un veicolo commerciale. Se ben ricordate, qualche tempo fa venimmo da queste parti io e Andrea a provare il Bulli, un pezzo di storia con la S maiuscola, capace di raccogliere l'eredità del passato e di prepararsi alle sfide future. Se da un punto di vista di carico passeggeri ci aveva convinti e ve l'abbiamo dimostrato, anche in ambito professionale e commerciale questo T6 ha tanto da raccontare, specialmente per l'artigiano e per il professionista che hanno bisogno di caricare, caricare, caricare. Che cosa caricheremo noi? Non ve lo anticipo, non vi voglio svelare niente. Intanto però vi racconto che questo è il nuovo T6.1 e che mi offre una posizione di guida davvero dominante. Perché? Perché in pochi passaggi, grazie alle impostazioni manuali, posso alzare e abbassare il mio sedile, posso contare sulla protezione lombare della schiena e posso anche alzare e abbassare, oltre che orientare in profondità, il volante. Voi mi conoscete, sono alto 1,96 m, la mia stazza è quella che è. Sulle vetture che provo con Andrea a volte ho difficoltà a salire e scendere, qui invece no, perché ho tantissimo spazio per la testa, per le spalle, per le gambe, non c'è il tunnel e quindi anche le ginocchia stanno comodamente. Una manna se penso alla lunghissima giornata di lavoro. La peculiarità però numero uno di questo Transporter è ovviamente la capacità di carico e la vedete qui insieme a me. Vi snocciolo soltanto qualche dato. Quasi 1,5 tonnellate di carico utile, 2,5 tonnellate di carico rimorchiabile. Insomma, si può mettere dentro qualsiasi cosa. La larghezza del portellone è di 1,02 m, ci sta veramente di tutto. E sul lato passeggero posso anche contare su questa porta scorrevole, che opzionalmente può anche essere messa sul lato guida. Guardando questo Transporter mi vengono in mente due cose. Il trasloco, ma non mi fregate più, ne ho già fatti 3 nella vita, mi bastano e mi avanzano per sempre. E poi un'altra mia grande passione, il barbecue. Esatto. Allora adesso andiamo a caricarcelo un barbecue. Intanto vi racconto come è fatto questo Transporter. Transporter è un vero mito e non sembra sentirsi neanche una goccia di quei 70 anni che in realtà ha. È un mito perché è riuscito già dalla prima generazione a instillare nell'immaginario collettivo la possibilità di fare tutto. Se torniamo ai fasti del Grande Westfalia o per esempio agli anni 70, insomma, arrivando fino a oggi ti fa capire quale genere di veicolo polifunzionale sia. Io sono a bordo della versione normale di T6.1, anche se per normale sembra che l'accezione sia negativa, in realtà non lo è. La mia è la versione a passo corto, che poi corto per modo di dire sono 3 metri di passo, la lunghezza è di 4,90 m, l'altezza è di praticamente 2 metri, un po' come il sottoscritto. La grande versatilità, ve la spiego così, se avessimo avuto a disposizione il modello a passo lungo saremmo saliti a 5,30 m di lunghezza, a oltre 2,5 m di altezza e il passo sarebbe stato addirittura di 3,40 m. Il che vi fa capire come sia possibile cucirsi addosso questo Transporter, a seconda delle esigenze di carico certo, ma anche delle esigenze della vita quotidiana di tutti i giorni. Transporter, il T6.1, è cambiato ed è cambiato molto. È cambiato nella griglia frontale, che oggi è stata ridisegnata ed abbraccia completamente la carrozzeria. È stato ridisegnato nei fari, che possono anche ospitare la tecnologia LED, un valore aggiunto in termini di visibilità per un modello che, come vi dicevo prima, può essere cucito sulle nostre esigenze e che oggi offre ben di più di un semplice camioncino. Quando si guarda un veicolo commerciale a volte si devono guardare le esigenze di portafoglio, è ovvio, oltre che le esigenze di carico. Però questo Transporter ti dà la possibilità di essere personalizzato in pieno stile Volkswagen. Guardatemi, insomma, sono in posizione dominante, ho tutto sotto controllo. Ho una posizione di guida rialzata da terra che mi fa pensare di riuscire ad arrivare a fine giornata senza avere il minimo problema alla schiena, alle gambe, al collo, alle braccia. E devo dire che lo spazio a bordo non è poco. Non è poco neanche per chi siede al cockpit, per chi siede in posizione di guida. Posizione molto eretta, dicevamo, protezione lombare della schiena, il che mi dà la possibilità di macinare chilometri su chilometri senza entrare in un ambito di stanchezza. E poi ho tutto sotto controllo. Davanti ai miei occhi ho una strumentazione canonica
che come optional nella versione di T6 può anche avere addirittura il digital cockpit, cioè il cockpit virtuale. Noi abbiamo invece una strumentazione con contagiri a sinistra, con tachimetro a destra e al centro, tra i due quadristrumenti, un computer di bordo che mi restituisce diverse informazioni sulla percorrenza, il consumo, su tutta la possibilità che ho di tenermi sotto controllo il veicolo, ma anche di puntare un minimo all'infotainment. E allora vediamo un attimo questo infotainment. Si parte dal composition audio, che è monocromatico e mi offre delle funzioni basiche, però di serie c'è il Bluetooth, quindi se vado a pensare all'utilizzo sempre a bordo, il Bluetooth di serie mi dà la possibilità di contare su una delle funzioni più utilizzate, la conversazione telefonica. Passando poi al Composition Color, che è quello che ho io a disposizione, arrivando fino al Discover Pro. Diciamo che la possibilità che ho di interazione con il mio cellulare non è limitata soltanto alla conversazione telefonica e alla musica, ma anche alla compatibilità con Android Auto e con Apple CarPlay, per cui vado a utilizzare il mio veicolo commerciale esattamente come vado a utilizzare il mio veicolo privato, con un'interfaccia che ormai è particolarmente curata da una parte e particolarmente user friendly, per cui semplice da usare, semplice impiegare per ogni aspetto che riguarda magari anche la navigazione, un aspetto molto importante per chi sta alla guida tutti i giorni in ambito professionale. L'offerta poi si compone anche di due prese USB, le vedete qui, due USB di tipo C che mi danno la possibilità di ricaricare oppure di attivare l'interazione con il mio smartphone. Io a disposizione ho un display da 6,5 pollici sul mio Composition Sound, che è ovviamente touchscreen e che mi dà la possibilità anche controllare lo stato del veicolo, mentre se avessi un Discover Pro avrei un display sempre touchscreen da 8 pollici che mi consentirebbe di fare un maggior numero di operazioni. Però devo già dire che il Composition Color è più che sufficiente per coprire la gamma non solo basica ma anche di intrattenimento a bordo di questo T6.1. A disposizione per questo test ho una motorizzazione 2 litri TDI per Transporter, che si declina in 150 cavalli di potenza erogati e in una coppia massima di 340 Nm. Devo dire che la coppia è già disponibile a 1500 giri, il che mi dà la possibilità di sfruttare tanta potenza in basso, un motore molto elastico che non arranca mai nemmeno quando sto caricando nel mio cassone una tonnellata e mezzo, che è un po' il carico utile, ci stanno 3 euro pallet dietro. Inoltre a disposizione ho sulla mia versione un cambio manuale a 6 rapporti, i rapporti sono ben spaziati, la leva non è lunga, semmai è un filino lunga la prima marcia, il che mi aiuta quando sono a pieno carico. Lo sterzo devo dire è molto molto sensibile, non me l'aspettavo, speravo di farmi bicipitazzi e invece no, niente bicipiti, perché il servosterzo è particolarmente curato e lascia lo sterzo molto morbido. Tra l'altro il volante, lo vedete qui, si impugna molto facilmente e la presa è sempre salda perché il diametro è adeguato. C'è un taglio nella parte inferiore che mi consente anche nel mio caso di fare manovre di emergenza senza avere il dubbio, il rischio o il pericolo di andare a toccare con la mano sul mio ginocchio. A disposizione ho un volante multifunzione, è un optional ma non costa molto, compratelo. A sinistra ho la possibilità di gestirmi tutto l'infotainment, a destra di gestire il computer di bordo che ho davanti agli occhi. La frizione fortunatamente non è né pesante né lunga. Da un punto di vista di percorrenza, questo motore mi consente di fare circa 17 km con un litro di gasolio intorno ai 110 km orari, scendiamo intorno ai 14-15 quando viaggiamo intorno ai 130 e ovviamente in città, complice la stazza, riusciamo a percorrere 10-11 km. A proposito di stazza, ovviamente si tratta, pur essendo un Transporter a passo corto, di un veicolo imponente, ma non è pachidermico e devo dire che è abbastanza maneggevole. Riusciamo a fare un'inversione a U in poco meno di 11 metri di diametro e devo dire che grazie proprio al servosterzo ho la possibilità di guidare in maniera sempre lineare, non è nervoso, e quindi questo è un supporto adattissimo per tutto quello che è il mio lavoro. Tra l'altro, guardandolo in fiancata, mi sono chiesto, sì, ma se dovessi caricare dei tubi, su che lunghezza di carico posso puntare? La risposta è sotto gli occhi, perché su questo modello a passo corto ho a disposizione 2,57 m di lunghezza per caricare qualsiasi cosa.
E se poi avessi a disposizione l'opzione di carico passante, potrei addirittura salire a 2,92 m. Come? Qui sotto ci sarebbe una, diciamo, scatola, un ulteriore spazio da 30 x 27 cm, che mi consentirebbe di allungare la mia capacità di carico fino appunto a 2,92 m sul modello a passo corto. Per cui un'ulteriore prova della versatilità di questo transporter, che si toglie ben più di una remora dal punto di vista ADAS. E quando dico ADAS non intendo soltanto i sistemi di guida autonoma, ma anche tutto ciò che è legato alla sicurezza. Se già in passato, tra gli altri, potevo puntare sul cruise control adattivo, sulla frenata d'emergenza assistita e anche sul rilevatore della stanchezza del guidatore, e pensatelo in un ambito professionale, non soltanto privato, quanto possa fare la differenza l'attenzione alla guida, oggi ho un numero di assistenti ancora più profondo, ancora più esteso. Alcuni esempi? Beh, con Park Assist il mio transporter si parcheggia da solo. Quindi va ad agire direttamente sullo sterzo, lasciandomi ben poche preoccupazioni. Il Lane Assist mi consente di mantenere la giusta posizione all'interno del mio senso di marcia, magari quando sto parlando al telefono, ovviamente via Bluetooth, mi distraggo un attimo, vado verso la linea di mezzeria, riesco grazie al Lane Assist a rimanere invece nella mia carreggiata senza avere paura di oltrepassare la linea di mezzeria. E poi, se sono magari in Liguria, su alcune delle autostrade più ventose d'Italia, il Crosswind Assist mi aiuta in maniera tangibile, perché agisce direttamente sui freni quando ho delle situazioni di forte vento, magari laterale, riesco a mantenere la corsia, a mantenere il mio senso di marcia, il mio posto nella carreggiata, senza fare la minima sbavatura, senza avere la minima difficoltà. Oltretutto il Crosswind Assist non è un optional, è di serie, per cui un ulteriore aiuto in fase di scelta di questo transporter. E non manca nemmeno il Side Protection, il Side Protection che protegge le mie fiancate da degli ostacoli statici. Magari io, nonostante sia in posizione elevata, non riesco a vedermi intorno, non riesco a vedere che cosa ho, specialmente sulla parte destra, lato passeggero del mio transporter. Quindi, grazie al Side Protection, riesco ad evitare gli ostacoli. È tutto qui? Ovviamente no. Tra gli altri optional vi posso ricordare il rilevatore dei segnali stradali, il monitoraggio delle gomme, il monitoraggio del traffico alle mie spalle, magari quando mi sto immettendo in carreggiata, e anche l'assistente per il rimorchio, visto che abbiamo detto che questo transporter è in grado di rimorchiare fino a 2,5 tonnellate di carico. Ovviamente per le manovre, oltre al Side Protection, posso rifarmi alla telecamera posteriore oppure ai sensori di parcheggio, che sono adeguati. Già, ma quanto costa transporter nella nostra configurazione furgone? Con il motore 2 litri TDI da 150 cavalli parte da 33.200 euro circa. Con gli optional dei quali vi ho parlato nella nostra colorazione Grey Ascot, che io vi consiglio perché è bellissima e rende tutto il sistema molto molto elegante e sobrio, arriviamo a 35.800 euro. Il prezzo che vi sto raccontando è ovviamente IVA inclusa, per cui andate direttamente dal concessionario e fatemi fare un preventivo. Noi intanto siamo arrivati e quindi finalmente siamo pronti a recuperare, che cosa? A recuperare il nostro barbecue. Ciao Andre! Ciao Luca! Come allora, stai? Tutto a posto? Pronto l'offer? Prontissimo! Allora apriamo! Ma secondo te ci sta? Secondo me sì! Vediamo! Direi perfetto, preciso. Che dobbiate caricare un barbecue, che dobbiate caricare quello che volete, il transporter è la soluzione per tutti i vostri problemi. Avete una domanda? Transporter ve la risolve. Avete un dubbio? Transporter ve lo risolve. Avete qualcosa da caricare? Riuscirete sicuramente a farlo con questo veicolo commerciale di Volkswagen.